Ciao ragazzi e bentornati su FIFA Hit. Questo commento durerà poco perché tra qualche minuto vi lascerò con l'altra parte di me, ecco, che ha appena finito di fare un difficile e impegnativo commento live alla finale di Europa League. Prima però c'era anche questa partita con lo Swansea, che più che altro è ovvio che uno che già pensa alla finale non è che gliene freghi molto. Infatti io ho messo anche tutti i giocatori da turnover, però è anche vero che questa partita dovevo farvela vedere perché segnerà praticamente l'impossibilità di puntare poi dopo allo scudetto, perché sarà una partita che perderemo. Questa è la cosa che vi svelo. E dopo il primo tiro comunque bello di John Guidetti e il successivo calcio d'angolo non sfruttato, arriva qua su questo tap-in il gol di Michu al 24esimo. In ogni caso devo dire che questa partita l'ho giocata un po' male, perché quando tu arrivi verso fine carriera già la voglia di giocare tante partite un po' ti passa. In più c'avevo la finale a distanza di 2 giorni e quindi volevo solo fare quella. Difatti però c'è stato il miracolo di Capino, che ha portato la palla sul calcio d'angolo, poi dal calcio d'angolo lo Swansea non ha sfruttato. Problema che poi ho fatto un rinvio un po' da Ciuccio e mi hanno fatto il 2-0. Devo dire che, beh, capita, cioè, penso che tutti voi almeno una volta avete sbagliato quel rinvio. Io normalmente la rinvio lunga, quando la rinvio corta di solito c'è lì il difensore. E invece su quel passaggio stranamente non c'era, c'era l'attaccante, probabilmente perché sul calcio d'angolo si erano spostati un po' i giocatori, penso sia legato a quello, se no non saprei il motivo. In ogni caso c'era lì l'avversario e mi ha segnato il 2-0. Poi vari tiri da parte nostra, ma Giroud non è riuscito a segnare e all'intervallo siamo andati negli spogliatoi sul 2-0 per gli avversari. E quindi, come dicevo, adesso vincere lo scudetto sarà del tutto impossibile. Però comunque non l'abbiamo presa sotto gamba, abbiamo preso, come vedete, un palo e non sarà l'unico della partita. Nel complesso, se si conta primo e secondo tempo, le due squadre si sono equivalse, ecco, però quei 2 gol dello Swansea dell'inizio ci hanno fatto perdere. Qua addirittura, beh, il gol della merda, palo, è incredibile. E quindi, come dicevo, due pali da parte nostra, 2 gol da parte loro, quindi è abbastanza comprensibile che questa partita sia finita in sconfitta per 2-0. Tra l'altro, questa squadra, lo Swansea, ha fatto molto bene, come vedete qua la classifica è ottava, mentre invece normalmente dovrebbe essere molto più in basso. Noi, d'altro canto, siamo quarti a pari merito con la terza in classifica, mentre ormai City e Chelsea sono irraggiungibili, ma oramai i discorsi campionato sono chiusi. Il Chelsea ha già matematicamente vinto lo scudetto e quindi a questo punto noi abbiamo questo jolly in più da giocarci che si chiama Europa League, che gli altri non hanno, e siamo in finale, quindi direi che a questo punto possiamo prepararci, metterci comodi e vi lascio al commento live che ho appena fatto. E vi saluto, alla prossima. Benvenuti alla finale di Europa League. Si sfidano Arsenal contro Lazio, due squadre che inaspettatamente sono arrivate, chi per un motivo, chi per l'altro, a incontrarsi in questa finale di Europa League. L'Arsenal abituata a calcare palcoscenici molto più importanti rispetto a questo. È stata presa in grembo dal nuovo allenatore FIFA Hit, arrivato dall'Hannover l'anno scorso, che ha insegnato ai suoi giocatori l'umiltà e il rispetto per qualsiasi competizione, portando già a casa la Coppa d'Inghilterra, Capital One Cup, da molti snobbata, e che invece ha dato un grosso esempio a tutte le squadre, comunque con una storia alle spalle, che però vogliono fare bene ogni anno e ogni anno affrontare ogni competizione con la stessa importanza. Un Arsenal che a causa di errori e di pochi punti fatti nella stagione precedente ha dovuto affrontare questa Europa League, ma che ha affrontato con il massimo dell'impegno arrivando appunto in finale.
Dall'altra parte c'è la Lazio, una squadra che con di fronte Juve, Inter e Napoli non poteva sperare nella Champions, che però ha fatto veramente grandi cose in questa Europa League, battendo addirittura il Manchester United. Quindi immaginiamo una grandissima voglia a questo punto di fare l'ultimo passo che li separa dalla Coppa. Noi però li accogliamo veramente con il massimo della qualità e dei nostri giocatori e col massimo della determinazione nella nostra testa. Arsenal che si schiera con un 4-3-3 con Ter Stegen, Sagna, Sakho, Vermaelen, Gibbs, Sergio Roberto, Kim, Eriksen, Walcott, El-Shaarawy e Oxlade-Chamberlain. Risponde la Lazio con un 4-1-4-1 di Vladimir Petkovic, con Marchetti, Kolasinac, Radu, Cavanda, Sanac, Candreva, Hernanes, Gonzalez, Ederson e davanti punta singola Libor Kozak al posto di Klose che non vediamo neanche in panchina dove c'è Zárate che probabilmente prenderà posto del giovane attaccante della Lazio. Insomma, tutto è pronto, speriamo in uno spettacolo spumeggiante e possiamo dare inizio alla partita. Buon divertimento. Comincia un match per l'Arsenal. Vediamo che ha battuto l'Arsenal con Sagna che ha dato la palla a Kim, che poi l'ha data a Gibbs. Gibbs però lento a passare il pallone e può subito tentare il lancio lungo la Lazio, ma viene fermato. C'è uno spazio in mezzo, ne approfitta il Shaarawy che prende il pallone. Si gira bene, la dà in mezzo a Eriksen. Eriksen per... No! Voleva darla a Oxlade-Chamberlain, non si sono capiti, e l'ha data troppo larga a sinistra. Può ripartire la squadra di Petkovic, che gioca veramente molto bene, soprattutto in fase difensiva, anche se però ha un sacco di qualità anche a centrocampo, quindi dovremmo stare attenti su entrambi i fronti, sia in attacco che in difesa. Dove vediamo palla a Candreva che ha la possibilità di crossarla in mezzo dove c'è Libor Kozak che sulle palle alte è veramente velenoso, quindi dovremmo stare sempre molto vigili. Kozak per Ederson, cerca di tenerlo Vermaelen, poi è Sagna a fare l'intervento definitivo. El Shaarawy intanto la allarga per Walcott. Walcott aspetta l'inserimento, lo trova El Shaarawy con la sua velocità può superare tutti. El Shaarawy, Eriksen, gol! Christian Eriksen al 19esimo, porta in vantaggio i Gunners nella finale di Europa League contro la Lazio, battendo in controtempo Marchetti che si stava intanto spostando sul primo palo. Invece Eriksen l'ha tirata dritta per dritto di testa e ha preso in controtempo tutta la difesa della Lazio, ma è stato soprattutto molto bravo El Shaarawy che con la sua grandissima velocità ha superato tutti e ha avuto poi la possibilità di dare il pallone in mezzo. Ora attenzione perché la risposta della Lazio potrebbe essere molto violenta e quindi dovremo difendere in tutti i modi questo vantaggio per il più tempo possibile, chiaramente sperando che siano 90 minuti. Tanto calcio d'angolo perché il pallone di Candreva è stato deviato alla fine dal nostro difensore. Palla in mezzo, per fortuna c'è Vermaelen. Potrebbe partire contropiede, ma non c'è nessuno dei nostri. Allora Hakimi allarga intelligentemente per Eriksen, che ha sbloccato questo risultato. Kim, Oxlade. Ah, troppo largo Walcott per essere servito da questo pallone. Può ripartire la Lazio col suo consueto catenaccio contropiede, come già altre volte abbiamo constatato nel loro modo di giocare, ma mi sembra più che giusto, è un modo all'italiana, ma è anche inerente a quelle che sono le qualità della rosa. Infilati Oxlade e si infila, e si infila, e si infila. Ah, però suo passaggio era veramente troppo difficile per il Shaarawy da prendere. Quindi sfruttata un po' male questa azione, può ripartire la Lazio al 30esimo con Candreva per Libor Kozak che la allarga intelligentemente. Poi però in fase difensiva molto attenti, soprattutto Vermaelen che sta facendo molto bene, il capitano belga. Qua attenzione, ancora Vermaelen che a questo punto vorrebbe spazzare ma viene murato, poi ci pensa Ter Stegen, Walcott, Oxlade. Ancora El Shaarawy trova lo spazio per il destro, viene murato però alla fine. E quindi palla a Cavanda. Ma siamo sempre noi molto bravi a tagliare sempre i loro contropiedi e
e a renderli vani. Qua cross in mezzo di Sergi Roberto, ma sulle palle alte devo dire che sono veramente in vantaggio loro e possono ripartire con Sana. Sana che però sbaglia questo passaggio. Quindi ripartiamo con i nostri eroi. El Shaarawy, Walcott. Niente da fare però. E riparte la Lazio. Attenzione al contropiede. Mamma mia, che velocità qua, Gibbs. Candreva era sicuro di arrivare su quel pallone, invece d'un tratto se l'è visto soffiato via. Qua è ottimo l'assist di Sergi Roberto, ma come dicevo, sulle palle alte è veramente attenta la difesa della Lazio. Recupera più e più volte molti lanci lunghi, soprattutto del regista nato nella cantera spagnola, Sergi Roberto, cantera spagnola del Barcellona. E probabilmente infatti finisce adesso la partita. Il primo tempo tra Arsenal e Lazio, 1-0 per l'Arsenal per il gol di Christian Eriksen al 19° minuto. E devo dire però partita equilibrata, anche la Lazio ha giocato molto bene, soprattutto nella seconda metà del primo tempo. E però è giusto che l'Arsenal sia in vantaggio in questo momento perché indubbiamente l'azione più limpida e pericolosa l'hanno avuta loro. Come vedete, le statistiche ci dicono un possesso palla pari tra le due squadre, dove però c'è stato un tiro in più per l'Arsenal, che è diventato poi il gol con una maggiore anche precisione sotto porta. Vediamo intanto nella gestione squadra, direi che possiamo confermare gli 11 titolari e iniziare questo secondo tempo con la consapevolezza che è ancora tutto aperto. E questa volta è la Lazio a battere, palla Sana che la dà in mezzo a Gonzales, ma qua c'è ragazzi un Vermaelen super. Poi si fa recuperare perché è un po' lento e macchinoso a rialzarsi, ma ha fatto veramente un grande intervento. E anche Sakho qua blocca lo spazio per Kozak, quindi è stata per ora la difesa dell'Arsenal la vera protagonista di questa finale. Kim, Oxlade, Shaarawy, il Shaarawy. Oxlade. Cross in mezzo, gol! Sergi Roberto al 51esimo! Doppio vantaggio dei Gunners! Che bella l'azione di Oxlade-Chamberlain, che a quel punto si è trovato da solo davanti a Marchetti e con grandissima generosità l'ha data in mezzo, dove ha potuto segnare di testa Sergi Roberto. Due gol praticamente a specchio, uno da destra, l'altro da sinistra, però con una sola caratteristica che li accomuna, questi due gol. Cioè la grande velocità e tecnica delle ali dell'Arsenal e poi la concretezza anche dei centrocampisti di metterla poi in rete di testa sul cross del compagno. E qua c'è la possibilità ancora di lanciare il Shaarawy, il Shaarawy, il Shaarawy, il Shaarawy, il Shaarawy, può avere il pallonetto, ma qua è un po' eccessivo tentare il pallonetto e infatti il tiro si vanifica oltre alla traversa. E può battere Marchetti, che cerca più e più volte i suoi attaccanti, ma sono veramente ottimi i difensori dell'Arsenal a murare ogni volta ogni singolo lancio lungo. Kim per Oxlade. Molto cinici quest'oggi i nostri giocatori, meglio così. Teniamo anche il possesso, bravi. Sergi Roberto ed Eriksen, i due che hanno sbloccato il tabellino dei marcatori. In maniera anche abbastanza curiosa, cioè tutte e due di testa che non è certo la loro specialità. Occhio però a questo lancio lungo per Kozak che è Sagna questa volta a fare un grande intervento, difesa finora perfetta dei Gunners. E riparte il Shaarawy. Oxlade, 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 alta, alta, ma complimenti comunque. Per l'Arsenal che sta facendo una partita perfetta. Lazio un po' spenta, devo essere sincero. Eriksen sta per prendere il pallone a Ledesma che però ha avuto il tempo di allargare. Poi però siamo bravi ancora una volta a fare un intervento giusto sul pallone e qua non riesce a girarsi El Shaarawy. Quindi ancora Lazio che sta man mano crescendo. Chiaramente di fronte al 2-0 ci vuole una reazione veramente grande della Lazio. Qua grande intervento di Ter Stegen. Pallone che sembrava innocuo, infatti avete visto che non me l'aspettavo. Invece
stato veramente un tiro velenoso da parte della Lazio e tuffo splendido del portiere tedesco. E come dicevo, la Lazio cercherà in tutti i modi adesso di recuperare questo risultato che si fa veramente difficile. Qua perde palla Siani, ma sbaglia il controllo anche Oxlade, qua poteva essere un'azione per chiudere la partita. Ma è Sakho, 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 che ha fatto una partita pazzesca, pazzesca. Onazi. Gonzales trova lo spazio per Ederson, forse lunga, forse no. Ma Sakho, ma guardate che stacco ha fatto Sakho. Quando l'avevo comprato non era forte così, sicuro. Ancora Lazio, per adesso è solo Lazio. Fin quando non segnano non è un problema, però. Ter Stegen di pugno. Ancora Gonzales. Gonzales si gira sempre molto bene. Onazzi fuori. Fuori, qua abbiamo rischiato molto. Ed è fuori Kozak, dentro Zarate per gli ultimi 10 minuti di una finale che abbiamo veramente gestito in maniera calma e fredda, ma non era una partita per niente facile. Sharawi per Oxlade. Eriksen, 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 parata di Marchetti, ma oramai non dico che è quasi fatta, ma direi di sì, perché mancano pochi minuti e siamo in vantaggio di due reti. Basterà adesso tenere il pallone. Kim in mezzo, Sergi Roberto deviata, ma deviata da un suo compagno, quindi è fuori il pallone e deve battere Marchetti. Attenzione, iniziano a scaldarsi i tifosi dell'Arsenal, vedono veramente vicini la premiazione. Kim, Eriksen perde il pallone, riparte la Lazio, allarga Zarate, ma arriva Sagna, che la dà a Ter Stegen, che la tiene, inizia a sciogliersi la tensione, la gioia, ed è finita! È finita! Campioni, siamo campioni! Abbiamo vinto anche l'Europa League dopo la Capital One Cup. Che stagione fantastica! Abbiamo battuto la Lazio per 2-0 senza mai incontrare delle grosse difficoltà. Per fortuna questa volta non abbiamo dovuto sudare sette camicie per arrivare alla vittoria. Abbiamo giocato con qualità ma anche serenità, con correttezza, con cinismo sotto porta ed è arrivata questa vittoria importantissima dopo appunto il titolo d'Inghilterra. È la prima vittoria veramente grande che facciamo. Tutto il popolo di FIFA Heat, oltre ai tifosi dell'Arsenal che festeggiano sotto ai fuochi d'artificio e giocatori letteralmente impazziti di gioia. Ma direi di fare un applauso particolare soprattutto a Sakho che ha fatto una partita perfetta, ma comunque a tutti i compagni che erano anche ben schierati in campo, tutti ben concentrati, non si sono mai fatti prendere dall'emozione. Ed ecco la premiazione della Coppa di Europa League, tutti i giocatori sotto la coppa a gioire per questa vittoria meritata. E migliore in campo viene scelto Sergi Roberto, ma secondo me era Sakho. In ogni caso, come dicevo, tutta la squadra ha giocato molto bene. E direi che con questo è tutto. Vedete intanto 2 milioni e mezzo il premio per la vittoria dell'Europa League. Non è certo tanto, però comunque è più per l'onore che abbiamo giocato questa finale e l'abbiamo portata a casa. E comunque 2 milioni e mezzo fanno sempre comodo. E ci sarà anche qua l'aggiornamento. Vediamo, lo faccio a questo punto in live anche questo. Direi che però a questo punto non sono abbastanza forti questi giovani per entrare nel nostro vivaio. Come vedete, una delle notizie più belle che si potrebbe vedere in carriera, la squadra Arsenal trionfa in Europa League. E a questo punto abbiamo davanti a noi l'ultima partita contro lo Stoke, che non conta più niente, però a questo punto tanto vale provare a vincerla per concludere in bellezza la nostra ultima partita all'Arsenal. E comunque volevo dirvi che non vi voglio svelare niente, vi dico solo che ricomincerò adesso una nuova carriera da capo, da zero,
e so che magari alcuni di voi non saranno d'accordo, però io in realtà era da un mese che stavo provando ad andare su i miei incarichi e chiedere ad altre squadre di ingaggiarmi, però mi continuavano a rifiutare e probabilmente quello che succede normalmente nella seconda stagione è che dovrò restare all'Arsenal, che comunque mi sono trovato bene, il progetto è molto interessante. E chi vuole farlo sicuramente si troverà bene, però in questo momento io preferisco ricominciare con una squadra dal basso, quindi vi dico solo questo, è l'unico indizio che vi do, che voglio prendere una squadra dal basso in modo da vedere anche nei giocatori medi dei campioni, e perché mi piace di più vederlo così, giocare coi fuori classe è sicuramente divertente, però dopo un po' diventa anche un po' scontato. E sono contento comunque di questi 2 anni di carriera che abbiamo fatto, ma secondo me adesso inizia il bello vero. E quindi mi raccomando, mettete mi piace a questo video e vi aspetto con l'inizio della prossima carriera, sempre tutti assieme su FIFA Hit. Alla prossima!